un certo punto arriva la telefonata di lui e mi dice: senti, visto che ho conosciuto questo ristorante molto carino, eccetera, cosa ne dici di andare domani sera? E la stessa sera lui mi dice: senti, ma cosa ne diresti tu di chiamarti Patrizia Gucci? E allora dico: ma come? Ma sarai mica impazzito? Da quel momento abbiamo cominciato a uscire insieme. E allora poi ero di una simpatia incredibile, non come adesso. Oltre dalla mia bellezza, Maurizio è rimasto colpito da tutto l'insieme. L'atteggiamento di Patrizia nei confronti di Maurizio è un atteggiamento che può essere interpretato come di cura, come di attenzione da un lato e come un lavoro di cesello dall'altro, quindi far sì che Maurizio sia esattamente quello che Patrizia vuole. Io che ero abituata a macchine, non vi dico come, e allora gli ho detto: senti, ma non è il caso che tu cambi macchina? E allora lui mi dice: sì, forse è il caso. E allora abbiamo messo, un po' sovvenzionando io, un po' lui, più lui di me, insieme un gruzzoletto e ci siamo comprati una bellissima macchina che era un Ferrari. Ho avuto altre storie, però come Maurizio mai. Maurizio è stato il mio unico vero amore. Noi, giura in giuretta, abbiamo organizzato il nostro matrimonio, che è stato uno splendore. Nel 1977 infatti nasce Alessandra, dopo 4 anni arriva Allegra e intanto il padre di Maurizio, Rodolfo, ha regalato alla coppia un loft davvero unico a New York. Mio suocero mi aveva regalato la casa a New York, era bellissima. La prima crisi con Maurizio è stata quando lui ha preso armi e bagagli e se n'è andato. Poi, a un dato momento, io mi sono sentita persa. Una casa enorme, 2 bambine. Vabbè, avevo sempre la tata. Comunque, ero sconvolta. Tutto questo amore mi si è rivoltato contro. Non sono mai stata fortunata, se non per il mio grandissimo amore di con Maurizio. Che però... Maurizio è scomparso da un giorno all'altro, in giro per il mondo e non ha dato più notizia, né ai figli e né alla moglie. Non ho mai smesso di amare Maurizio, però devo dire che mi ha deluso enormemente. La delusione è nata da piccole debolezze che Maurizio mi dimostrava, ma sono arrivata quasi a odiarlo in certi giorni. Poi, vabbè, la famiglia è sempre la famiglia. Quando è ricomparso, da quello che mi ricordo e da quello che mi ha detto lei, non voleva più tornare insieme. Ecco, un matrimonio rotto. Io ho resistito per 15 anni. Lui invece, al contrario di me, ha resistito per 13 anni. E allora questi 2 anni li abbiamo passati con risse, cose, io che gli urlavo dietro, tu sei... vabbè. Maurizio non mi ha mai chiesto il divorzio e io ero anche tranquilla.
poi improvvisamente entra in ballo questa Paola Franchi e lui mi chiede il divorzio. Quando ho saputo che Maurizio avrebbe voluto sposarsi con questa persona, che tra l'altro era una mia amica, ai tempi, ho detto non è possibile. Era certa che lui metteva da parte le sue figlie per Paola Franchi. Incazzata con Maurizio, perché sapevo già che da persona debole come lui era, se non era seguita dal pugno di ferro mio, sarebbe stato un uomo perduto. E infatti così è stato. Il mio discorso era: io stavo proteggendo le mie figlie, nel senso che Maurizio era tranchant, non voleva più vedere la famiglia, niente, eccetera. E a St. Moritz noi abbiamo 4 case. E quindi lui non le voleva dare neanche una alle mie figlie. Io andavo in giro a chiedere al salumaio, eccetera, così, ma c'è qualcuno di voi che ha il coraggio di ammazzare mio marito o no?